Con questo video tutorial ci occupiamo dell'home page. Il nostro obiettivo è costruire una home page tipo quella del sito modello. Come vedete, nella parte centrale noi abbiamo due colonne. Nella colonna di sinistra, quella che inizia con benvenuti, prova di contenuti, eccetera, noi abbiamo degli articoli che non troviamo altrove, sono in notizie in evidenza, informazioni generali che noi vogliamo siano presenti nella home page nel punto in cui il visitatore va più facilmente con l'occhio, no? Quindi immediatamente in alto a sinistra. Quindi sono proprio degli articoli che vengono disposti uno sotto l'altro anche senza curare l'aspetto cronologico di pubblicazione. Invece nella parte di destra, che è divisa in tre settori, news, ultime circolari e prossimi eventi, noi abbiamo un'estrazione automatica delle ultime N news, che sono in pratica le notizie tipo gli avvisi che compaiono anche nel contenitore news sotto comunicazioni, e l'estrazione delle ultime N circolari, cioè le comunicazioni protocollate dal dirigente. Con poi due link a destra che mi consentono di vedere e di accedere all'archivio di tutte le news e tutte le circolari. Sotto abbiamo invece un automatismo generato dal plugin Calendar Event che ci consente di vedere mostrati in ordine cronologico gli ultimi eventi che sono presenti nel nostro calendario. Vediamo cosa fare, come fare, agendo passo a passo. Per prima cosa creiamo due degli articoli che andranno a depositarsi nella colonna di sinistra, quelli che nel nostro sito modello si chiamano benvenuti e prove di contenuti da mettere a sinistra. Andiamo sul nostro sito in costruzione e per prima cosa, una volta andati nel pannello di amministrazione, costruiamo una nuova categoria. C'è una categoria che avrà lo scopo di ospitare quei contenuti avulsi dalla cronologia delle news e delle comunicazioni, ma che andranno proprio a depositarsi in quella colonna di sinistra. Quindi su articoli, categorie, andiamo a aggiungere una nuova categoria che chiamiamo home page. Naturalmente il nome a scelta, abbiamo scelto questo. Benissimo, adesso cosa dovremmo fare? Dovremmo costruire due articoli associandoli alla categoria home page. Quindi nuovo articolo. Il primo articolo è un po' come quello che abbiamo qua all'inizio nel nostro sito modello, cioè il benvenuti. Allora lo chiamiamo benvenuti e poi vediamo il suo contenuto. Il suo contenuto, lo vediamo qua, è dato da un'immagine e poi da un testo. Bene, andiamo a sceglierci l'immagine. Come si fa a caricare un'immagine? Questa è forse la prima volta che lo Esportazioni, andiamo a prendere Barcellona e prendiamo questa immagine, che è tra l'altro la stessa diciamo, del nostro sito di modello di riferimento. L'apriamo, vedete che viene caricata in automatico in una cartella apposita che conterrà tutti i nostri uploads. Appare qua una breve descrizione, mettiamo magari qua un titolo, un testo alternativo che tendenzialmente mettiamo uguale, che potrebbe essere, facciamo finta che sia la facciata della scuola, adesso io scrivo banalmente facciata della scuola e poi voi ovviamente mettete il nome esatto, la stessa cosa lo mettiamo come testo descrittivo, come alt. Poi vedete, no? Qua noi abbiamo la possibilità di avere un link diretto all'immagine nella sua interezza, la possibilità di allinearla da qualche parte e la possibilità di averla con una data di dimensione. Non ci preoccupa particolarmente questo, se non il fatto che scriviamo, la mettiamo pure in centro, così rimane separata da tutto il resto, inserisci nell'articolo. Vedete, rimane piccola della dimensione che era stata assegnato come consiglio nella schermata precedente.
Per il momento lasciamo tutto così com'è e andiamo adesso a recuperare il testo. Testo, ce lo copiamo, ce lo incolliamo tranquillamente, così facciamo prima. Però notate una cosa interessante. Se andiamo a vedere la nostra immagine nel nostro sito modello e andiamo a ridimensionare la finestra del nostro sito, notiamo che l'immagine diventa più piccola, cioè tende ad occupare una zona, una larghezza che è proporzionale rispetto alla colonna in cui è inserita. Questo perché il nostro layout è totalmente liquido, cioè realizzato in modo che le larghezze delle varie colonne si dispongono percentualmente, quindi si adattano alla dimensione della larghezza della finestra attiva. E allora, come facciamo a ottenere questo effetto da una immagine che invece ci appare come immagine di dimensione fissa? Bene, andiamo in HTML, facciamo questo piccolo cambiamento. Ripeto, questo aggiustamento dell'immagine lo utilizziamo quando vogliamo che l'immagine copra una larghezza, diciamo, definita in percentuale di una colonna che è ridimensionabile. E allora cambiamo la sua larghezza, che qui è data come 300 pixel, e assumiamo una dimensione in percentuale, tipo, non so, 95%, in modo che ci sia un po' di spazio a destra e a sinistra, e cancelliamo l'elemento che gestisce, l'attributo che gestisce l'altezza. In questo modo, qui ci apparirà appena lo schermo, ma sarà poi di fatto ridimensionata rispetto alla posizione occupata. Cosa dobbiamo fare ancora? Dobbiamo soltanto aggiungere che questo articolo è un articolo che va a depositarsi, va meglio classificato attraverso la categoria home page. Non stiamo ad aggiungere altro, né tag né riassunti, perché tutti i contenuti della colonna a sinistra dell'home page vengono restituiti semplicemente con titolo e contenuto, senza riassunto o altro. Deselezioniamo anche permette commenti e pubblichiamo il contenuto. Bene, creiamo adesso il secondo contenuto, che è un contenuto anche di pura fantasia. Aggiungi nuovo articolo, lo chiamiamo anche banalmente secondo contenuto colonna di sinistra. Ovviamente poi voi metterete un titolo significativo, tenendo conto che una piccola regola nella formulazione dei titoli è che non dovrebbero mai terminare col punto. A differenza invece dei testi e dei riassunti, che invece sono frasi di senso compiuto e quindi terminano col punto. Secondo contenuto colonna di sinistra, qua mettiamo scrivi quello che vuoi, giusto per avere qualcosa di scritto. Poi naturalmente sarà la scuola a decidere cosa vuole comunicare. Potrebbe essere un avviso importante, può essere mettere in evidenza, non so, un evento piuttosto che una scadenza, insomma, quello che la scuola intende comunicare come cosa da mettere in evidenza in modo stabile. E associamo anche questo contenuto a home page. Capite che ovviamente noi poi possiamo riempire la nostra colonna di sinistra di tanti altri contenuti. Bene, completiamo adesso le risorse a disposizione nel nostro sito di prova aggiungendo anche una news. Così abbiamo due contenuti nella colonna di sinistra categorizzati come home page, abbiamo una news e abbiamo una comunicazione, che è quella che abbiamo fatto nel tutorial precedente quando abbiamo costruito il nostro primo articolo. Nuovo, scriviamo nuovo articolo. Questa sarà una news e mettiamo, non so, 20 il, iniziamo sempre con lettera maiuscola, i nostri titoli. Il 25 ottobre inizia il servizio di mensa, una news che non è protocollata. Bene, e mettiamo qua un testo che poi sarà un testo libero che voi andrete a indicare, e poi mettiamo soprattutto il riassunto, perché abbiamo detto che le uniche comunicazioni, gli unici articoli esenti da riassunto sono quelle che vanno a occupare la zona di sinistra e non le news e non le circolari.
quindi possiamo dire so, il servizio di mensa rivolto, immaginiamo, inventiamo ovviamente, agli studenti delle classi seconde e terze sarà attivo ogni giorno dalle 12 alle 13:30. Una cosa inventata, ma che contiene nel riassunto alcune informazioni significative. Bene, come dobbiamo ancora categorizzarlo? Come news, possiamo anche taggarlo tranquillamente con mensa. Aggiungiamo anche questo tag, news l'abbiamo messo e lo pubblichiamo. Adesso andiamo a vedere un po' che cosa è capitato. Quindi, prima di vedere se è cambiata la nostra home page, vediamo dove troviamo le informazioni. Home page, niente. Vediamo se c'è in news. Perfetto, il news è presente, vedete? Tra l'altro questa news poteva anche essere associata a, andiamo a editarla, poteva anche essere associata come categoria tranquillamente a docenti e a studenti. Facciamolo e togliamo i commenti se lo riteniamo, lo aggiorniamo. Non cambia questo, non cambia proprio nulla dal punto di vista della visualizzazione dell'home page. Al massimo capiterà che in docenti noi troviamo il servizio di mensa, no? Oltre alla comunicazione del collegio. Bene, come adesso far apparire tutto questo nell'home page? Per far apparire tutto questo nell'home page dobbiamo avvalerci del nuovo automatismo che ci ha regalato il nostro Ignazio di Varese. Andiamo in aspetto tema PASV. E vedete, chi è esperto delle versioni precedenti del nostro tema sa che c'era tutta un'operazione complessa che giocava sugli ID, cioè sui numeri identificativi dei nostri articoli. Qui diventa tutto più facile perché gestiremo tutto attraverso impostazione home page. Allora, la categoria in evidenza è la categoria che ospiterà tutte le nostre comunicazioni in alto sulla destra. E qua gli diciamo allora, qua metti le news. Quella della categoria comunicazione, il secondo sulla destra, metti le circolari. Quella della categoria home sinistra invece sono la parte dove c'è il benvenuti, cioè la parte che viene visualizzata per prima nella nostra home page. Qua mettiamo home page. Memorizza modifiche, home page. Andiamo a vedere. Visualizza sito e vedete che cominciano già a vedersi le news e le ultime circolari. È stato sufficiente questo piccolo intervento automatico ed ecco che abbiamo immediatamente il filtro attivo. Lo vediamo ancora a sinistra, perché? Perché manca un pezzettino. Andiamo a ultimarlo, andiamo ancora in aspetto tema PASV e spostiamo il mouse sull'articolo home page colonna di sinistra. Questo qui è un lavoro veramente molto molto valido, dobbiamo proprio ringraziare Ignazio perché chi lavora ad esempio su altri siti, anche sul sito della direzione, sa che questa operazione è un'operazione da fare col codice andando su un particolare file che è correlato all'home page ed è lungo e laborioso. Qua basta semplicemente trascinare. Trasciniamolo da articoli disponibili ad articoli inseriti. Avete visto che in automatico abbiamo tutti quelli che sono stati selezionati, sono stati classificati meglio come categoria home page e qua tra l'altro possiamo anche ordinarli. Vogliamo in alto benvenuti, lo spostiamo ed ecco che in automatico, se noi andiamo in visualizza siti, abbiamo il nostro effetto voluto, quindi con pochi passaggi. Vediamo l'ultima cosa, è vero che si ridimensiona? Certo che è vero, vedete, l'immagine assume la dimensione che è stata destinata, a cui è stata destinata. Se io clicco sull'immagine, la vedo grande.